Noi siamo arrivati al momento, come tutte le settimane con te Enrico, del nostro titolo nel mirino. E allora eccolo qui che è comparso in sovrimpressione. Oggi hai scelto Boeing, è un'azienda industria aeronautica statunitense produttrice di velivoli per uso sia civile sia militare. Allora, perché questo titolo? E poi naturalmente lo andiamo a vedere graficamente. Allora, il titolo per soprattutto ragioni di analisi tecnica, ma poi anche perché appunto, come tu hai correttamente citato, i vettori Boeing vengono acquistati non solamente per quello che è il discorso dell'aviazione civile, quindi turistico, ma anche militare, per cui potrebbe, uno di quei titoli che potrebbe risentirne un po' di meno della situazione lockdown, è uno di quei titoli che già è sceso tantissimo dai massimi di marzo in area $280, adesso ce l'abbiamo appena sotto i 200 ed è interessante proprio graficamente perché offre dei livelli secondo me molto molto precisi e se Sì, vuoi possiamo cominciare a vederli certo. se possibile partendo con il daily. Assolutamente sì, stavo proprio dicendo che come spesso facciamo, lo vediamo nella versione daily e weekly, partiamo dal daily ed eccolo qui. Sì, il daily è proprio una lezione di analisi tecnica, nel senso avevamo un'area supportiva precisissima, la candela di venerdì è andato a rompere questo supporto con un gap down chiarissimo e la candela di ieri proprio con i suoi massimi è andato a retestarlo, validandolo come resistenza in maniera millimetrica, lo vediamo proprio i massimi di ieri hanno portato il test di quella retta che è semplicemente adesso una resistenza. Quindi al momento Boeing secondo me ha tutte le caratteristiche per seguire il mercato, quindi per proseguire nella sua discesa che la potrebbe portare a dei livelli dove diventerà secondo me interessante invece l'acquisto e lo possiamo vedere appunto poi nel grafico in time frame weekly, cioè nel settimanale. Esatto, adesso lo prendiamo subito, Sì. eccolo qui, time frame settimanale e già lo stavi anticipando, eccolo. Nel settimanale sono andato a evidenziare semplicemente due livelli, ossia vediamo come il prezzo sia in un canale ribassista che con la terz'ultima candela è stato testato e la parte alta del canale ha respinto correttamente il prezzo e adesso il prezzo sta scendendo. E sarà interessante vedere se dovesse arrivare ai 175 dollari, che è la base, la parte bassa, appunto la base del canale discendente. E simultaneamente anche un supporto statico che è quello orizzontale, la retta rossa, che aveva già funzionato come ripartenza a novembre 2020. Ecco che quindi in area 175 abbiamo un doppio supporto dove sarà appunto interessante e però prudente andare a cercare sul time frame daily delle candele dei pattern rialzisti. In quel caso sarà interessante cercare il long posizionando uno stop loss anche sotto i 170 per cercare di andare a riprendere area 200 dollari. Va da sé che se il titolo arriva velocemente a quel livello e non offre degli spunti se non comincia a rimbalzare e se la situazione generale è ancora così di panic selling, si rimane alla finestra, ma se quando arriviamo a quel punto si cominciano ad avere degli spiragli di luce e il prezzo comincia a rimbalzare, secondo me può essere un long interessantissimo perché, ripeto, da 280 dollari comprarlo a 175 è sicuramente un titolo importantissimo e a forte sconto. Ottimo, allora titolo nel mirino della settimana Boeing, poi troverete anche questo contributo sul nostro canale di YouTube, così potrete rivederlo se avete perso qualcosa e naturalmente Enrico è a vostra disposizione.